A tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo come svuota di spesa. Come vedete, buste. 4 confezioni di latte Zemil. È il mio latte preferito che mio papà acquista dal Penny Market. Poi, sempre mio papà al Penny Market mi ha preso 2 confezioni di Cavallaro Miele Fior di Sulla di Sicilia. Non so se lo conoscete, ne ha prese 2 confezioni. Poi mi sono presa alla Coop un pacco di campagnole, i miei adorati biscotti per la colazione. Sempre alla Coop mia mamma mi ha preso per la nuova macchinetta che avete visto nell'ultimo svuota la spesa, ristretto ardenza, che l'abbiamo provato, è buonissimo perché fa anche la cremina, è molto molto buono. Poi 2 confezioni invece di cappuccino, sì, con la mia macchinetta, con la macchinetta nuova di mia e mio fidanzato possiamo fare anche il cappuccino sia freddo che caldo, infatti fa bevande sia fredde che calde, è figata. Ne ha prese 2, c'è anche mocaccino, cioccocino. Prima busta andata. Poi, sempre riguardante il cibo, dalla Coop ho preso questi qui 2 confezioni di Bene Sì senza lattosio al caffè, ne ho prese 2 confezioni. Ho preso anche quello Zemil vaniglia e miele, però l'ho già finito e buttato normalmente. Invece mio papà al Penny Market ha trovato questo della Free, lactose free, yogurt alla fragola e bianco, sempre tutte e due senza lattosio. Stiamo cercando yogurt senza lattosio perché lo yogurt con latte intero mi fa bruciore di stomaco. Non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere, ma mi ha preso mia mamma Kinder Pingui e Kinder Fetta al Latte, che d'estate sono belli freschi. Poi ultima busta, aspettate, la Free, la Cross Free. Mio papà ha preso la mozzarella, che adesso ce l'hanno di là, lo stracchino, la robiola, la crema spalmabile e primo sale, tutto di questa marca qui, che è reperibile al Penny Market. Se avete problemi anche voi con il latte intero, al Penny Market c'è tutta una linea di prodotti da frigo di questa. Ultimo sacchetto, 2 confezioni di Casa Verde Bill detersivo per bucato a mano in lavatrice alla lavanda, sempre reperibile al Penny Market, sempre Casa Verde Bio, ammorbidente concentrato, sempre profumo di lavanda, sempre reperibile al Penny Market, e sempre al Penny della Faikri il mangime per i miei uccellini, preso sempre dal Penny Market. Ho preso anche alla Coop le Pink Lady, le mele, sono buonissime, mi piacciono tantissimo. E mio papà mi ha preso delle bananine piccoline al Penny Market, anche di quelle acerbe, sono più buone. Ciao a tutti, una piccola aggiunta della spesa, alcune cose che ho comprato con il passare dei giorni, alcune che non vi avevo fatto vedere. L'altra volta vi parlavo della linea tutta lactose free di
è reperibile al Penny Market. Questo è il primo sale della Free Lacto Free, 100% latte italiano, senza conservanti, con fermenti lattici vivi. Quello che vi avevo detto della linea, che anche, come vedete, anche lo stracchino, che è questo qui, che è molto molto buono, l'ho già assaggiato e ha il solito sapore dello stracchino con il lattosio. E le mozzarelle, c'è veramente una linea di prodotti da frigo molto interessante, come gli yogurt, se vi può interessare. L'altra volta vi parlo di piadina, è questa la piadina romagnola IGP alla riminese della Coop. Ne avevo preso due confezioni. Poi sempre questa la piadina della Coop, sempre al Penny, una confezione di carta igienica gran finale, 4 lì sono 8 rotoli, uno l'ho già iniziato a utilizzare. Poi una cassa d'acqua, però le altre sono in frigo, però vi faccio vedere quale acqua compro io, la Vita Snella, però ne ho presa una cassa d'acqua. Due confezioni di Zimil, latte che io consumo per la colazione, quello con il tappo verde, questo qui, magro e digeribile. Poi, per quanto riguarda le schifezze, che ve le ho lasciate per ultime, questa non è proprio schifezza, è il Powerade, simile al Gatorade, quello con sali minerali. Noi l'abbiamo preso al gusto arancia rossa, quando veramente il caldo vi distrugge. Poi una confezione delle mie patatine preferite, le Picadora della San Carlo, sono buonissime, le tortillas. Poi Fruitella Ceci Fritz, sono le mie caramelle preferite, le Fruitella. Poi, forse a qualcuno interesserà, non so se a tutti, salsa al peperoncino dolce e salsa agrodolce. Noi siamo, io e il fidanzato, siamo patiti di cucina cinese e giapponese. Questa è buonissima, presa in un negozio cinese dove rivendono alimenti. Anche questa, però non mi ricordo se in un solito o in un due diversi. Pensate che questa, che è da quanto, 650 ml, pagata 3,50, quindi pagata niente per quanto vi dura. Il fidanzato è molto goloso di cibi piccanti, gli piacciono molto. A me piace molto di più questa, la salsa agrodolce, con il cibo cinese è più buona. Poi, sempre per quanto riguarda schifezze, la crema spalmabile al pistacchio, che l'abbiamo presa al Basco, costicchia, perché costa più di 5 euro, ma è veramente buona, molto molto buona. La crema spalmabile al Twix, c'è anche al Bounty, ho visto, un po' una delusione perché sa poco di caramello. Io quello che adoro dei Twix è proprio il caramello col cioccolato. Altra salsa, ma questa è un po' più salata, della Cavera salsa cocktail. Noi più o meno andiamo sempre a questa, l'abbiamo presa al Basco, e credo questa anche al Basco, perché ci troviamo meglio come supermercato. Un dolcino per una cena con amici, il dessert vanille cioccolato, quello simile vignetta, della Primia, marca reperibile al Basco. E una bottiglia di Coca-Cola, che forse non lo sapete, ma io non riesco più a bere bibite così, Coca-Cola, Sprite, Fanta, non riesco più a berle, proprio
non ce la faccio più, però per la cena con amici, visto che sono appassionati di Coca-Cola, abbiamo voluto prenderla. Questa è l'aggiunta della spesa. Faccio una rapida panoramica, oltre l'acqua e il latte. E niente, vi rilascio al video. Ciao ciao! Abbiamo comprato sempre da Basco due burger di salmone che abbiamo già provato e sono veramente buoni, facili da fare. Sono molto buoni i burger di salmone con limone e anetto, sono veramente buoni. Comunque questo era lo svuota la spesa di questa settimana, sì, penso di non dover comprare altro. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto su dove voi andate a fare la spesa. Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!